Arrivando l'uomo nero, sta arrivando l'uomo nero e sta arrivando con Halloween come tutti gli anni, solo che a noi non fa paura, o meglio fa paura e ci piace, e ne scriviamo o ne leggiamo se siete solo dei lettori e non degli autori. Io invece sono autore e dell'uomo nero ho scritto diverse volte e mi sono anche procurato questa simpatica maschera a 2 euro, tanto per fare un po' di scena e per cambiare la copertina dei miei video e non avere sempre il mio faccione da pirla in primo piano. L'uomo nero, diciamo, dicevamo, che, di cui ha parlato splendidamente Danilo Arona insieme a Edoardo Rosati in questo libro, che è L'oscuro bagliore dell'uomo nero, è stato pubblicato, se non erro, lo scorso anno da Inc. Edizioni ed è un saggio abbastanza lungo, considerando l'argomento trattato, che spiega le origini non solo della festa di Halloween, ma proprio dell'uomo nero, qui denominato fenomenologia dello spauracchio, e mi sono impappinato un'altra volta, e viene esaminato appunto nei suoi vari aspetti, nella sua tradizione storica, partendo dalla maschera del Babau, dall'uomo nero interpretato da Stephen King, dai suoi collegamenti al diavolo, che sono forse i più evidenti, ma non sempre citati in altri saggi di questo genere, fino all'uomo nero metropolitano, l'orco, l'orco informatico, e altre cause, altri fenomeni riconducibili all'uomo nero, ma visti dal punto di vista quasi scientifico o pseudoscientifico. Ricordiamoci che è un saggio comunque sul fantastico, non un saggio medico né nulla di simile. Quindi questa è la prima lettura che vi consiglio per Halloween di quest'anno, L'oscuro bagliore dell'uomo nero, che trovate ovviamente anche su Amazon. Se riuscirò vi metterò un link in didascalia nel video e nel podcast. Ha tra l'altro video che da oggi potete trovare anche sul mio canale YouTube, di cui ho messo link ovunque, principalmente sul mio sito alessandrogirola.me. Per Halloween anch'io ho scritto quest'anno, come sempre, un nuovo racconto, non un saggio appunto, e si intitola In Estinto e da oggi è in prevendita per gli iscritti al mio canale Telegram, che trovate sempre partendo dal mio sito principale, alessandrogirola.me. In Estinto è una novelette di circa 18.000 parole, che si ricongiunge al mio ciclo horror Weird Italia Doppelganger, pur essendo completamente leggibile indipendentemente, senza conoscere altre novelette, altri racconti di questo ciclo. Questa è la prima puntata che dedicherò ad Halloween. Nei prossimi giorni ne verranno altre e le alternerò ad altri video e podcast sulla comunicazione e su altri argomenti meno del fantastico, diciamo, ma comunque appartenenti a tutti gli argomenti di cui ho trattato in questi anni, di cui continuo a trattare. E ricordatevi, non che ne abbiate bisogno, che sta arrivando l'uomo nero. Arrivederci.